Perché non riesci a vendere un tuo immobile? Sicuramente sarà un problema di prezzo. Oggi ti dirò come adeguare un prezzo di vendita. Ti dirò esattamente che cosa dire e che cosa fare all'appuntamento con i tuoi proprietari. Se ti piacciono questi argomenti, ricordati di iscrivere al canale, clicca sulla campanella per non perdere il prossimo video. Se invece vuoi parlare direttamente con me della tua carriera immobiliare, clicca sotto nel link. Adesso partiamo. Quando abbiamo venduto una casa, i motivi sono sempre questi. Proviamo a ingegnerizzare, al contrario, facciamo un passaggio dalla fine all'inizio. E che cosa è successo quando abbiamo venduto una casa? Allora, il primo motivo è perché abbiamo trovato un acquirente che si è emozionato di quella casa. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è l'esposizione che ha avuto questa casa, quindi il nostro marketing online e offline e il prospecting. Che cos'è il prospecting? Alzo il telefono, parlo col signor Sergio, Sergio sta ancora cercando casa, quindi il marketing con il prospecting io li metto insieme. Il secondo motivo. Il terzo motivo per il quale è stata venduta una casa è il prezzo. Quando c'è un prezzo giusto di mercato, la casa viene venduta. Come facciamo a far percepire a un proprietario che l'unica scelta, quella vincente, è di adeguare il prezzo? Adeguando il prezzo riusciamo a valorizzare il suo immobile. Ecco, la prima mossa da fare che vi consiglio, che faccio sempre, è quella di stampare un report di tutte le visioni che abbiamo fatto dell'immobile. Quindi questo report graficamente subito già l'idea di quello che ha fatto l'agente immobiliare. Quindi magari nella prima parte di questo report andiamo a vedere quelle che sono le visite dell'immobile suddivise per settimana. Subito dopo passiamo in rassegna quelli che sono i feedback generali dell'acquirente, quindi se è piaciuto da una scala da 0 a 5. Subito dopo possiamo far vedere al proprietario di casa quali sono i giudizi che abbiamo rilevato dopo la visita in base al prezzo, anche qui da 0 a 5. La posizione che ci mettiamo quando facciamo vedere un foglio sul tavolo è che non lo stiamo dicendo, non è un espediente per vendere la casa prima possibile, fatto, stratagemma utilizzato dall'agente immobiliare, ma che ci sono dei dati a conferma di quello che sta succedendo oggi per quanto riguarda la vendita della casa. Quindi analizzando, Rossana, quelle che sono state le visioni dei clienti che abbiamo portato ad oggi a vedere la tua casa, da questa parte invece ci sono queste tre case che sono simili alla nostra, quindi il mercato ha, ahimè, tre competitor in più. Da questa parte invece, l'ultima parte per analizzare un po' il tutto, abbiamo quello che è la nostra performance dell'annuncio sui vari portali, mobiliare.it piuttosto che Idealista, e non avendo ancora ottenuto nessun riscontro scritto, io sono pienamente convinto che dobbiamo adeguare il prezzo della nostra casa da X a Y. Questo per far sì che la nostra sia la prossima ad essere venduta. Stop. Quindi fai adesso parlare il proprietario di casa dopo questo script, non aggiungere più niente, fai parlare solo lui. Ecco, questo è un esempio. La base, quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, far percepire quello che è, poi non è una tua opinione personale, ma un dato del mercato, che il prezzo ha a che fare con la vendita, con la riuscita della vendita della tua casa. Ecco, poi ci sono altri script, sicuramente si possono fare, ecco, delle modifiche in base al cliente, ma questa è un'idea. Con dei dati alla mano, non è una mia opinione personale, ma è quello che sta dicendo appunto il mercato. Se hai dubbi su questo argomento, contattami in privato, altrimenti ci sentiamo e ci vediamo per il prossimo video.